Tina Merlin. Anche Tina aveva il sasso, la dosolina, dentro. Lei è quella del Vaillant, la giornalista Tina Merlin, che scrive: «Ho seguito le vicissitudini, le resistenze, le paure dei montanari di Erto contro la Sade, non per impedirle di costruire il grande bacino idroelettrico del Vaillant, ma per impedirle di compiere un delitto. La Sade sapeva da tempo che la valle del Vaillant non era adatta a reggere la pressione di 160 milioni di metri cubi d'acqua. È per questo che da subito qualche giornale scrive: è stato un assassinio». E vabbè, ma sulle solite polemiche. 20 anni dopo è il momento peggiore. Le polemiche sono finite e del Vaillant non pare ricordarsi più nessuno. Sono ancora in corso i processi che si trascinano all'infinito, le comunità smembrate, le polemiche tra loro, i litigi, il momento peggiore. E la Merlin scrive il libro, Come si costruisce una catastrofe, sulla pelle viva. Adesso sul Vaillant, su YouTube, è pieno di video. C'è stato il teatro, c'è stato il cinema, ci sono le animazioni 3D con la caduta della frana. Il Vaillant è la frana più studiata del mondo. Le Nazioni Unite l'hanno inserita tra i 4 avvenimenti più significativi sulle responsabilità umane nelle catastrofi. E allora che senso ha parlarne ancora? Perché il libro della Tina è diverso dagli altri, perché è un pugno nello stomaco, è un pugno partigiano. Tina non racconta la storia della povera Longarone, ma degli altri due paesi che stavano sopra la diga, Erto e Casso. E non lo fa cominciare quando cade la frana, ma prima. È una storia di cubi, di montanari e della Sade.